Quando vuoi puoi cominciare. Salve ragazzi, benvenuti su Pieno di Luce. Sono qui a commentare con mio amico Andrea su una situazione dell'ospite del mio canale, naturalmente, sì. Rimarchiamo ospite, anche Andrea. Siamo al 5 ottobre e ore 16. La città ve la dico alla fine. Il tema è sull'istruzione. Oggi ho visto un articolo su Rai 2, precisamente Rai 2, in cui alle elementari stanno facendo un esperimento di segnali di robotica, spiegando da parte del responsabile scolastico che dà creatività agli alunni, logicamente, mettendogli davanti al computer, insegnandogli tanta matematica e facendoli esprimere le loro potenzialità su internet attraverso costruzioni di robot, insomma. E loro dicono che qui c'è tanta creatività. Io mi porto, diciamo, in scontro, diciamo, con il mio ospite Andrea, perché non la penso così, insomma. Io penso che la radice della creatività delle persone è partire dalle elementari, avere una buona base di materie umanistiche e un minor spazio delle materie tecniche, che devono trovare spazio soltanto quando poi è finita la fase dell'adolescenza per il bambino, okay? Quando si passa al mondo adulto, dove si approccia all'università. Allora lì nella scelta si può mettere in pratica quello che si è appreso attraverso le materie umanistiche, le proprie capacità nel campo scientifico, nel campo sempre umanistico o nel campo di pura manovalanza, di pura tecnicità, insomma, come vogliamo chiamarla, insomma, il tornitore, lavori specializzati, insomma, anche a livello artigianato, tutto lì. Però la materia umanistica per me sta alla base di tutto, a differenza di quanto vi dirà adesso Andrea, che dirà il contrario. Vi voglio portare solo un esempio, perché io sono contrario a quello che dice lui. Marchionni è l'amministratore delegato della Fiat e è laureato in filosofia ed è un buon amministratore dell'azienda Fiat, per quello che ne può dire gli operai stessi della Fiat che vanno a casa con la cassa integrazione. Però logicamente lui si attiene a quelle che sono le regole del mercato, di un mercato che è quello di dare competitività, slancio all'azienda. E quindi questa competitività, se vuol dire tagliare dei rami secchi, come lui mi dice nella vita privata si può fare, adesso lo dirà lui, io per me deve tagliare i rami secchi, insomma, e creare occupazioni in altri posti, che gli danno la possibilità di rimanere sul mercato, se no manco quei 100 che lavorano oggi potranno lavorare domani. E purtroppo se ieri erano 110, oggi saranno 100, purtroppo è questa la cosa, se vogliamo stare sul mercato è questa la cosa. Se no, ragazzi, torniamo al socialismo. Non so, Andrea, cosa ne pensi. Allora, ti ringrazio di ospitarmi di nuovo nel tuo canale. No, a grandi linee sono abbastanza d'accordo con te. Quello che voglio rimarcare è che in Italia esiste un pregiudizio a favore delle materie umanistiche che è eccessivo, secondo me, che sono importanti, ma che sono pericolose se perseguite in maniera eccessiva. E in Italia paradossalmente c'è questo, cioè c'è sempre stato una forte un pregiudizio positivo nei confronti delle materie umanistiche, a scapito di quelle tecniche. E il problema qual è? Che le materie tecniche, che sono poi fondamentalmente si sono sviluppate soprattutto negli ultimi due secoli, sono quelle che ti danno la forma mentis per affrontare meglio la realtà e sono quelle che hanno cambiato il nostro mondo in certo senso, non so se in meglio o in peggio, ma sicuramente sono quelle che hanno dato più efficienza, più produttività, più anche qualità della vita per quanto riguarda i beni materiali. Ovviamente non c'è solo questo, e quindi io da tecnico, quindi conosco bene sia un po' la tecnica, se permetti, ma soprattutto conosco bene i tecnici e qual è la loro forma mentale, mi rendo conto che sono molto più attaccati alla realtà per quello che è la realtà di tutti i giorni, però hanno effettivamente delle carenze, questo lo riconosco, nella lettura appunto dell'uomo, quindi la carenza umanistica è una limitazione di capire l'uomo. È inutile, secondo me, sono d'accordo su questo, saper costruire un ponte se poi non hai delle indicazioni filosofiche, morali, etiche che ti portano a costruirlo su un posto piuttosto che un altro. Su questo sono d'accordo, però devi anche saper costruire un ponte. Le materie umanistiche, da quelle più, diciamo, divertenti per fine a se stesse, come quelle letterarie, che io trovo in molti casi un po' non molto utili, diciamo, in molti casi è così, fino a quelle magari un pochettino più applicate all'uomo, che hanno un pochettino più di significato applicato all'uomo, come la psicologia, il diritto di un certo livello, quindi non fermo a 300 anni fa, ma un diritto comunque aggiornato a quelle che sono le ultime scoperte biologiche, psicologiche, eccetera, hanno una loro funzione, ma non ci si può fermare nemmeno solo a questo. Bene, l'Italia, il grosso difetto dell'Italia, rimarco, secondo me c'è un'utilità sia nelle materie umanistiche che in quelle tecniche, però essendo vissuto in Italia, stato in Italia, avendo studiato in Italia, mi sono accorto di questo pregiudizio nei confronti delle materie tecniche, a scapito delle materie tecniche, tutto a favore delle materie umanistiche. E questo è un limite che l'Italia paga pesantemente, perché noi siamo indietro in tante cose a livello tecnologico. Adesso, mentre dicevi, questi qui vogliono fare insegnare alle elementari la robotica.
secondo me può essere una disciplina mentale anche quella, perché ti spiega come, qual è l'approccio meccanico, razionale, perché se tu vuoi costruire un robot, tra virgolette, o qualunque cosa di tecnica, non è come scrivere una poesia, che basta che acquisisci un po' qualcosa con te stesso a livello di armonia, eccetera, e la puoi fare quando vuoi. Per mettere le mani sulla realtà in maniera proficua e attiva, quindi costruire un ponte, costruire un robot, devi prima scendere a patti con la realtà, cioè la devi studiare bene, perché poi quando l'hai capita bene puoi modificarla. Questo a livello umanistico non lo devi fare, non è un difetto, ma è un difetto se uno si abitua a pensare così, cioè che la realtà, tu quello che vuoi fare lo puoi fare senza metterti in discussione con la realtà. Questo è un limite delle materie umanistiche, perché non basta volerle le cose, come scrivere una poesia, uno può avere talento oppure no, eccetera, e possono crearsi delle grandi cose, ma la differenza tra le materie umanistiche più classiche è quella appunto di essere un po' concentrati su se stessi rispetto alle materie tecniche che ti costringono a fronteggiare la realtà, è proprio una disciplina mentale che secondo me ti può permettere appunto di diventare, avere una forma mentis che poi ti permette di stare meglio nella realtà e avere l'umiltà di dire questa è la realtà, io per poterla modificare devo conoscere, devo lavorare, devo impegnarmi, eccetera. Poi sono d'accordo sul discorso che l'umanismo può aiutare le persone a dare un indirizzamento morale, etico, sociale, poi dipende anche quali materie umanistiche, perché un conto è la psicologia, un conto magari è leggere Manzoni, però sono d'accordo su questo, ma se tu non sai, quindi la materia umanistica ti può dare un obiettivo, tendenzialmente quello più o meno corretto, ma se tu non hai la macchina, il mezzo meccanico o la tecnologia, verso quell'obiettivo non ci arrivi, perché a zappare, che siamo, penso siamo tutti d'accordo che bangare un terreno sia una cosa positiva, perché dà da mangiare. Se tu hai i concimi chimici puoi produrre tot, se non hai i concimi chimici puoi produrre molto meno. È inutile dire è giusto far produrre un terreno e dividere i frutti del terreno con tutti di modo da creare una società più giusta. Io sono d'accordo su questo e questo ci porta alle materie umanistiche, perché un tecnico molte volte non si rende neanche conto di questa cosa qui, perché non si è mai posto la questione. Però ci vuole un tecnico poi per fare produrre quel surplus o quella modifica sulla realtà che poi può aiutare a rendere la vita per l'uomo un po' più meno difficoltosa. Sì, ma io non è quello che voglio, scusa se ti fermo un attimo, io non voglio creare una fabbrica di pensatori pensando che le materie umanistiche devono avere un risalto maggiore rispetto alle materie tecniche, soprattutto nell'ambito della scuola dell'obbligo. Io ti sto dicendo che il pensatore, che è giusto che sia nell'adolescente, si formi il pensiero, la criticità della conoscenza di se stesso, perché se noi gli diamo questa acquisizione qua, come anche te mi hai appoggiato come filone di pensiero, se noi gli diamo questa impronta qui, logicamente quando poi a 20 anni andranno all'università e vorranno fare, che ne so, il corso di specializzazione per costruzione di modelli di macchine, oppure per fare ingegnere, oppure per fare, solo come ho detto anche prima, lavori artigianali, quindi vanno a una scuola di specializzazione, non vanno nemmeno all'università, questo però sarà a fronte, diciamo, un'istruzione che li porta comunque sia a creare un pensiero con sé, e quindi in questo modo loro avranno più armi al loro possesso da poter esprimere meglio ciò che vogliono fare della loro vita. Se invece tu già li imprigioni mentalmente, comunque sia, già a dedicare 50-50, che io te lo voglio concedere, diamo il 50-50 alle materie scientifiche e 50 alle materie umanistiche, io credo che questo 50% delle materie tecniche schiacci un po' la persona, perché lo portiamo già a un concetto di razionalismo esagerato a questi bambini. I bambini non devono essere razionalistici, i bambini devono essere spinti dalle proprie emotività, dalle proprie istintualità, nella voglia del gioco, nella voglia di socializzare con il proprio compagno di scuola, nel dipingere una tela, nel leggere una poesia, a sfidarsi a rime, a sfidarsi in, che ne so, a un cruciverba, a un gioco di società, a qualcosa del genere, che comunque è strutturato nelle materie umanistiche, la curiosità e l'amore verso queste cose che ti ho appena elencato. Se invece noi già li strutturiamo, che la metà delle ore scolastiche le passa davanti al computer per costruirmi un robot a 8-9 anni, mi dici che cazzo di creatività c'ha questo uomo? Io penso che un Van Gogh, se non lo mettevamo nei banchi oggi come oggi, a 8 anni, a stare davanti a un computer, noi non potevamo avere quelle bellissime tele che abbiamo oggi, voglio dire. Non lo so, io voglio dire, dove sta? Io non dico che tutti possono diventare Van Gogh, perché sarei idiota a pensarlo, voglio dire che è possibile. Però voglio dire, almeno diamo la possibilità di esprimersi dando maggiore importanza, maggior
introduzione di materie che non siano legate né alla religione e né tantomeno a quelle scientifiche, poco spazio, perché quello poi sarà un passo successivo dopo la scuola dell'obbligo, dopo le scuole superiori, quando approcciano il mondo reale, che se vogliono andare a lavorare perché non gli piace studiare, vanno a lavorare direttamente con l'apprendistato. Questo forse fa la scuola di specializzazione o fa l'università. Questo però forse dire. Di più le razionali, secondo me al lavoro. Le materie scientifiche ti creano delle gabbie mentali che dicono uno più uno è due. Ma anche l'umanismo. Fino a che te non gli provi che può far tre. No, l'umanismo no, perché ognuno formula un pensiero, però l'altro comunque sia può sempre avere una sfaccettatura diversa, può avere una lettura di quello che dici. Ci sono tanti filosofi, tanti scontri capito, di pensiero apposta. Ho capito qual è la tua questione e posso anche essere a livello psicologico in parte d'accordo, però ti rimarco che purtroppo noi esseri umani siamo costretti a fronteggiare, quando usciamo dall'infanzia, una cosa che si chiama realtà, che non è lì per noi, ma siamo noi che dobbiamo adattarci ad essa per vivere meglio. Noi possiamo anche sognare tutta la vita, però questo diventa un problema poi, perché come ti dico, un campo non è sognando che lo hai, ma è lavorandoci. In più, e quindi io capisco cosa vuoi dire e sono d'accordo che non bisogna tirare troppo sul razionalismo, però non si può neanche concedere, come in Italia secondo me invece è successo, troppo all'umanismo. E finisco quello che voglio dire, che secondo me non è del tutto vero che il razionalismo però ti impedisce di essere creativo, perché se tu ti vai a vedere la storia di grandi matematici, scienziati, sì, eccetera, tu trovi portare delle persone straordinariamente innamorate di quello Einstein che scoprivano. Einstein stava bene con se stesso per te? Beh, bisogna vedere allora Einstein aveva dei problemi sicuramente, ma bisogna, bisogna vedere se era quello che era. Nemmeno Van Gogh si è suicidato allora. Allora io quello che ti dico, non andiamo a unire il fatto che una persona aveva dei problemi. Leopardi stava male con se stesso, probabilmente tutti stiamo un po' male con noi stessi. Io non credo che sia la scienza, anzi io penso che, come per Van Gogh la pittura è stata una via di fuga al suo disagio esistenziale, questo lo è stato anche per Leopardi, ma per Einstein e per moltissimi. Ci sono matematici come Gödel, Turing, eccetera, che hanno trovato Hawking, che è paralizzato dal collo in giù da quando ha 20 anni, ha trovato una ragione di vita nella fisica. E lui dice che è una cosa meravigliosa, perché scoprire, cioè avere anche l'umiltà di applicarsi alla realtà, ma scoprire i misteri della realtà, che forse è meno creativo, okay, è più la ricerca. Ma secondo me è un motivo di esistenza. Ma te nella vita di io tutti i giorni, quando vedi, diciamo, ti raffronti con persone che vengono da un liceo, anziché, diciamo, che vengono da una struttura di una scuola o professionale, o comunque sia da un ambito in cui è laureato in ingegneria, che già ti dico il mio quanto, pregiudizio. Voglio dire, queste persone...